5G, rischi per la salute, mito o realtà? È stato l'interessante tema del convegno organizzato dal Rotary Club Eboli, guidato dal presidente Carlo Mirra, tenutosi qualche giorno fa con la partecipazione di autorevoli relatori affidati alla moderazione del giornalista Antonio Manzo, che hanno contribuito a chiarire i dubbi legati a questa tecnologia. Hanno aderito al dibattito diversi distretti Rotary su un tema che ancora desta perplessità tra le persone. Le reti mobili 5G, pensate per velocizzare e rendere più affidabile la trasmissione dei dati con gli evidenti benefici connessi, in contrapposizione agli effetti nocivi che le nuove reti potrebbero avere sulla salute delle persone. Questa tecnologia è una tecnologia che interesserà prossimamente le nostre vite quotidiane, però è una tecnologia che possiamo tranquillamente utilizzare e sfruttare, perché se utilizzata entro certi limiti non solo è migliorativa per quanto riguarda le applicazioni, ma non toglie e non aggiunge nulla a quelle che sono le emissioni che esistono già adesso. In campo ad esempio medico sappiamo benissimo, ed è stato la motivazione, il live motive con cui hanno presentato questo prodotto, è possibile effettuare ad esempio degli interventi a distanza, ma questo nella realtà dei fatti non è il solo vantaggio che può dare. L'altro vantaggio è quello di poter interagire con una velocità che non è quella attuale e con una insieme di persone che non è quella che noi oggi, il carico che noi oggi possiamo portare avanti con gli strumenti attuali.